Allora, con l'ex sottosegretario alla difesa si è appena dimesso, giusto? Sono dimesso ieri sera perché c'è l'incompatibilità tra la carica di vicepresidente della Camera e quella di sottosegretario, quindi un atto dovuto che ho compiuto ieri sera. Sapete com'è avvenuta la cosa della Russia? Anche su questo vi prego però il massimo Era rispetto. nella sala Colletti, che è questo grande salone al sesto piano del Palazzo dei Gruppi. In questo salone c'erano tutti i parlamentari eletti, che sono 44 deputati, e poi c'erano molti assistenti parlamentari, c'erano molti funzionari del gruppo e c'erano anche ex parlamentari o parlamentari non eletti. 2014. Nell'Adige si sente distintamente anche me parlare, invitare il Presidente peraltro a non dire alcune cose sulla faccenda della Russia, Non è perché il caso, ci sono le finestre aperte, lei quasi se lo immaginava. me lo immaginavo, perché avendo una certa dimestichezza con questo mondo so dove si va a finire, e poi magari diremo anche come è andata a finire. Quindi dall'audio e dalla lontananza delle voci si capisce perfettamente da dove viene. In quel luogo abbiamo ricostruito che c'erano alcune persone, quindi è chiaro che abbiamo dei sospetti, ma siccome il sospetto non è l'anticamera della verità, ma rischia di essere qualcosa di tremendo, ci riteniamo per noi, pur avendo un'idea di quello che è accaduto. Le robe dell'Ucraina, della Russia. Guardi, il problema è che quel discorso è durato 40 minuti circa, ed era un discorso completo di un'analisi che riferiva fatti come raccontati da Cremlino, sul quale non c'era nessuna adesione da parte del Presidente Berlusconi. Dopodiché, se si prendono dei pezzetti dell'audio, si mettono in giro, uno si forma un'idea che è completamente sbagliata. Io lo dico con una metafora e spero di non offendere nessuno. Se io prendo dei passi della Bibbia e li isolo uno dall'altro, si può formare l'idea che la Bibbia sia un libro tremendo nel quale addirittura si parla di omicidi, si parla di torture, eccetera. È come il Vangelo, uno lo deve leggere dall'inizio alla fine, altrimenti si forma un'idea deformata e si forma un'idea che non aderisce a quella che è la realtà. Però il pezzetto su Zelensky, vabbè, non dico niente, e parte l'applauso, anche se fosse tagliato. Posso dire che quell'applauso non c'è stato? Allora, l'applauso che si sente a un certo punto non è riferito a Zelensky, è alla chiusura di un intervento che non è relativo a Zelensky, perché ancora una volta si isola un pezzo e si porta avanti. Sulla Russia e sull'Ucraina siamo ferocemente contro l'invasione della Russia, giudichiamo una barbarie dal punto di vista umanitario e anche politico ciò che è avvenuto nei confronti dell'Ucraina, e su questo non c'è un soltanto millimetro di distanza rispetto a quello che è stato fatto finora dal governo italiano. Questo però significa che comunque come gruppo non siete uniti, perché se qualcuno registra Berlusconi è per far male poi diffondere l'audio, no? Io tenderei a escludere, poi per carità scopriamo un po' nell'ultima scena che il colpevole maggiordomo, che uno dei deputati abbia registrato. Lo dico perché la posizione dei deputati durante l'audio non era quella che consentiva quel tipo di registrazione. Ripeto, anche la qualità dell'audio indica una posizione. Io penso che sia stato un soggetto che non è attualmente nel gruppo parlamentare, che deve probabilmente vergognarsi, deve sicuramente vergognarsi per quello che ha fatto, avendo fatto questo furto con destrezza, che non va contro la singola parte del partito. Questo è qualcosa che va contro il paese, perché ha messo in atto una strategia che ha destabilizzato di fatto gli equilibri del nascente governo, e chi lo ha fatto, come dire, deve provare certamente vergogna, definendo un atto dal punto di vista politico criminale come quello che ha fatto. Un'ultima cosa le chiedo, ha definito lei questo momento della Meloni di una certa rigidità? La sua rigidità risiede nel fatto di avere un atteggiamento che discende da questo enorme carico di pressioni e pulsioni che arrivano dai partiti e che la mettono in condizione di non essere così rilassata, perché è un problema. Deve far presto, e entro le prossime 48 ore, sciogliere la riserva e presentarsi al Quirinale. La capisco umanamente, politicamente non un invito, non ha bisogno di alcun invito, ma fare uno sforzo dal punto di vista proprio dell'approccio nel non apparire
così chiusa, e come ha detto il Presidente Berlusconi, magari usare meno l'imperativo e usare più il condizionale rispetto ad alcune decisioni che si appresta a prendere.